in realtà è la somma di quello che hanno detto i miei colleghi prima. Noi come Comune valuteremo con molta attenzione l'ipotesi di agevolare laddove non ci sono ancora caldaie aggiornate, agevolare i condomini che devono appunto ottemperare a questo obbligo o comunque a questa indicazione che ritengo importante. La classe di inquinamento più elevata è quella appunto dovuta ai rilasci in atmosfera di PM10, e questo deriva anche in parte ovviamente dalla combustione delle vecchie caldaie. Per quanto riguarda il traffico, non è solo un problema appunto di inquinamento, che è il fatto più evidente, ma è proprio un problema di qualità di vita. Cioè noi dovremmo avere un traffico più fluido, l'opportunità di sapere dove andare a parcheggiare l'automobile. Quando partiamo da un sito, il sogno è quello di arrivare a un altro sito dove abbiamo prenotato addirittura un parcheggio. Questo, i parcheggi intelligenti, i parcheggi del futuro funzioneranno così. Parto da Albate e attraverso un oggetto del genere sono in condizione di poter prenotare, addirittura prepagare un parcheggio che sarà libero a una certa ora. Può sembrare fantascienza, in realtà sono attività già sperimentate in alcune città del nord America e anche nel nord della nostra Europa, lo stanno facendo e funziona anche bene. Certo, parliamo di una evoluzione rispetto a quello che oggi noi siamo abituati ad utilizzare, no? Oggi c'è un utilizzo, tra l'altro c'è questo dato interessante, che l'impiego delle automobili complessivamente non arriva neanche a 1,5 passeggeri per automobile. Questo è impressionante, questo dato, cioè noi utilizziamo l'automobile e non arriviamo neanche a 1,5 passeggeri per auto che entra in tomo. In generale questo è un dato per la Lombardia, ma ovviamente è ancora più applicabile su Como. La chiusura del traffico, e questo qui è veramente un punto estremo, no? Però io dico, cerchiamo di non arrivarci anche attraverso campagne di sensibilizzazione. Forse il Comune può, in accordo con i media locali, sensibilizzare fortemente i cittadini a un uso differente dell'automobile e a un uso migliore del servizio pubblico, ivi comprese le pressioni su chi farà il servizio, perché ci sarà una gara d'appalto, per cui vediamo chi farà servizio in futuro, che cosa metterà a disposizione della città. Un'altra cosa rilevante che potrebbe aiutarci a risolvere una parte dei problemi è sempre l'utilizzo di questa stazione nuova di Como Camerlata, che per la verità è previsto un parcheggio ma che dal nostro punto di vista è insufficiente. È insufficiente, per cui già prevediamo di proporre un raddoppio di quell'area di parcheggio in sopraelevazione, ma chiaramente se noi pensiamo alla tranvia abbiamo risolto un bel problema. Grazie. Ok, adesso ma